Buongiorno, benvenuti nuovamente in questo Poke Caffè. Beh, come da titolo, arriviamo subito al dunque. Cosa mi manca dei giochi vecchi? Beh, mi manca il fatto che prima, senza anche internet, forse la colpa è un po' di internet, se vogliamo, il nostro amato internet che ci mette in contatto, che fa sì che io possa divertirmi con voi in questa meravigliosa avventura del canale, ci abbia un po' tolto. La sorpresa e il gusto dell'esplorazione che sono alla base, se vogliamo, dei giochi Pokémon, che poi insomma, si possono anche sviluppare con il competitivo, con il fatto che grazie e tramite al competitivo si facciano nuove amicizie, esperienze, eccetera, eccetera, come abbiamo detto in altri Pokécaffè, ma che insomma il gioco in senso stretto sia un po' stato rovinato dal fatto che ci fermiamo alla prima difficoltà, tanto poi possiamo tranquillamente googlare e cercare come andare avanti. Questa è una delle cose che mi manca, assolutamente, dei giochi Pokémon. Pensate che io, beh, ero piccolo, chiaramente, quindi avrò avuto tutti i limiti del caso, ma per fare Via Vittoria nei primi giochi di Rosso e Blu ci ho messo davvero tanto tempo e dovetti anche chiedere, ricordo, aiuto per quanto riguarda i pulsanti dietro la villa Pokémon all'Isola Cannella, ecco, a dei compagni di classe, cose che oggi sono assolutamente inconcepibili. Vuoi perché i giochi, ecco, adesso, oggi, sono molto più semplici e davvero ti guidano anche con il Rotom Dex. Per citare gli Ultrasole, gli Ultraluna, i Luna, i Sole vari, dove andare, ma prima erano più difficili i giochi. Erano graficamente meno prestanti, è vero, però personalmente questa era una cosa che non disturbava, vabbè che chiaramente al passo coi tempi nemmeno ce ne accorgevamo, anzi, quelle che oggi vediamo come pixel e musiche 8-bit allora erano l'avanguardia della tecnologia e quindi eravamo super contenti, ma anche oggi il gusto che sto provando, ad esempio, a giocare con voi durante le live Pokémon Giallo, difficilmente lo provo per un Ultrasole Ultraluna. Io chiaramente sono assolutamente di parte, sono un canto fag, tutto quello che volete. Però, questa è una cosa che mi manca davvero dei vecchi giochi, l'esplorazione. La difficoltà, anche la cattura dei leggendari, vabbè, qui chiaramente sfondiamo una porta aperta, è una banalità, non la voglio nemmeno stare a dire. Prima il leggendario era effettivamente un leggendario, difficile da catturare, pensate a Mewtwo, o andando anche avanti, ah, oh, i cani leggendari. Adesso in Ultrasole Ultraluna, beh, difficilmente si va oltre la decima Pokéball per riuscire a catturare il luberone della copertina. Ecco, è davvero una cosa che anche questa mi disturba. Potremmo andare avanti per ore a dirci cosa mi manca dei vecchi giochi, ma insomma, riassumendo, sostanzialmente mi manca quello spirito di esplorazione, di salto nel buio, di mistero che adesso non c'è più. Perché vuoi coi trailer, vuoi con Google, vuoi col fatto che i giochi, appunto, come abbiamo detto, sono molto più semplici. È un po' svanito tutto questo. Peccato. Però, insomma, confidiamo che i nuovi giochi, magari su Switch, vadano a ripescare anche un gocciolino, di queste cose dai vecchi serbatoi di emozioni che sono stati, per quanto mi riguarda, i vecchi giochi Pokémon. Signori, la nostra pausa caffè è già conclusa. Io vi invito chiaramente, se questo video vi è piaciuto, a mettere mi piace, a commentare un po' cosa ne pensate in merito alla questione e se ancora non l'avete fatto e vi piace questo canale, questa rubrica, gli altri video, ad iscrivervi al canale. Vi ricordo, Poke Caffè va in onda tutte le mattine, giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì, compresi alle ore 7:30. Ciao ciao. Sì, era un'ambulanza.